Buongiorno a tutti gli utenti di Console Tribe, benvenuti in questo 14esimo video Let's Play di Shadow of the Colossus. Siamo praticamente a meno 3. Ci siamo. Poco, e insomma, finiremo i nostri Let's Play proprio di Shadow of the Colossus. Ne sono 16, quindi sto dicendo praticamente a ogni inizio di Let's Play di Shadow of the Colossus, però un po' devo dire la verità, non vedo l'ora di finire. E magari dedicarmi a qualcosa di nuovo. Allora, settimana scorsa abbiamo visto Phalanx, si chiamava così, era il colosso quello volante, diciamo quella specie di serpentone volante. Vediamo adesso chi ci aspetta. Sì, io non so se sto andando bene. Però se faccio un salto dalla parte ci arrivo. Ok. Però io qua già ci sono stato. Qua è la zona dove ho affrontato il colosso, diciamo, tartaruga, quello che con le cascate, no, con la cascata, scusatemi, col getto d'acqua si ribaltava, no? Sì, forse comunque dobbiamo passare da questa parte, anche perché la spada lì mi portava. Ecco, adesso non mi... Grazie, molto gentile spada. Ho richiamato anche il cavallo e... Perché c'è sempre lo spawn magico per fortuna. Ecco qua. Sì, più o meno stavo andando bene come direzione. Assolutamente. Dobbiamo passare però adesso da questa parte. Sì, evidentemente erano due le cose. O mi facevo il giro. Che se non mi sbaglio per arrivare qui si può fare anche tutto un altro giro. O taglio la strada come ho fatto io. Quindi alla fine mi va bene così. Anzi, ho risparmiato anche qualche minuto per il viaggio. Sì, seguiamo qui il sentiero. Che cavolo ci aspetta adesso? Sto pensando, sto cercando un po' di fare mente locale e ricordarmi un po' cosa abbiamo affrontato finora. Due in acqua, no, forse anche tre in acqua, quelli in acqua dovrebbero essere finiti. Abbiamo affrontato due o tre volanti, quindi anche quelli dovrebbero essere finiti. Forse qualcosa di piccola taglia ci manca, perché abbiamo affrontato una specie di toro. Forse ce ne dovrebbe essere un altro di piccola taglia, se ricordo bene. E poi ci sono, se non mi sbaglio, altri due che sono veramente grossi. Beh, il finale, quello è enorme. Il penultimo non... Non so se il penultimo, ecco, è quello che... Dicevo io, cioè quello più di piccola taglia o è adesso? Non, sto cercando di fare un po' di mente locale, però insomma, la memoria è quello che è, sono passati comunque degli anni, anche se l'ho rigiocato due volte sto gioco. Sono passati comunque 2 anni. Sì, allora da questa parte ci dobbiamo superare l'acqua e avanzare. Se non mi sbaglio, l'ultimo proprio è gigantesco. Però pure il penultimo non scherzavo. Quindi forse sì, è quello di piccola taglia quello che affronteremo adesso. Perché se ricordo bene, il penultimo è quella specie di cavaliera. Di cavaliera gigante. E mi sa di sì, mi sa che ho ragione. Ogni tanto ne azzecco qualcuna. Il cavaliere è il penultimo, pure era figo, mi ricordo. Questo sì, è quello di piccola taglia, che se non mi sbaglio il gioco paragona a una tigre o... non ricordo bene. Allora, scendiamo da qui. Sì, che richiede anche un approccio un po' strano, perché ci si deve arrampicare, se ricordo bene. Vediamo un attimo. Seguiamo qua i sentieri. Ci arrampichiamo da questa parte. Il colosso dovrebbe essere lì sopra. Eccolo, già intravedo qualcosa. Attacca subito, come giusto che sia. Allora, noi adesso dobbiamo trovare un punto in cui arrampicarci. Lui è molto veloce, piccolino però molto veloce. Praticamente, se la memoria mi aiuta e se io
riesco ad arrampicarmi. Madonna mia, ragazzi, sono imbarazzante. Ecco qua. Bisogna sfruttare, vedete, quelle colonne in alto. No, in alto, quelle colonne belle alzate, rialzate per fargliele cadere addosso. Se ricordo bene, vediamo. Eccola lì, vedete quella bella colonna enorme. Adesso ci dobbiamo arrampicare qua sopra. Così lui l'attacca. La colonna cade. Dovrebbe cadere addosso a lui. Vediamo un attimo, dove sta? Dai, Tigrotto, attaccami. Sì, bisogna un po' col. Prima rompergli la corazza, perché è un po' come il toro. Vi ricordate quel toro? Quella specie di toro che aveva paura del fuoco? Bisogna prima rompergli la corazza per bloccare il punto debole e poi si può colpire appunto il suo punto debole. Ecco qua, tiriamo un attimo la sua attenzione, vediamo un po'. Ecco. Ah, non gli cade addosso? Ok, però praticamente ci ha sbloccato, diciamo così, un sentiero, nel senso che adesso possiamo arrampicarci e salire sull'altra piattaforma. Quindi mi sa che dobbiamo continuare a stare in una posizione più sopraelevata alla sua. Vediamo un attimo. Eh sì, ci sono, vedete? C'è un'altra colonnina lì. Oddio, quante ce ne sono. Ce ne sono diverse. Allora mi sa che dobbiamo farle cadere prima tutte. Vediamo, arrampichiamoci qua sopra. Mamma, la compenetrazione poligonale dell'arco, quanto è brutta. Arco e muro, come si. Ecco qua. Dai, sfonda. Dove sta? Sfonda. Muoviti. Ma perché non si muove? Oh, ragazzi, devo sempre stuzzicare un attimo. Dai. Quando c'hanno gli occhi rossi, vuol dire che stanno per. Ecco qua. Qui adesso ci possiamo arrampicare sulla seconda colonna. Ragazzi, bisogna praticamente farsi tutto il giro delle colonne. Ecco qua, ci arrampichiamo anche sopra. Quante ne sono? 1, 2. Poi c'è quella in fondo, 3. Forse ne manco qualcuna. Ah, dovrebbe essere 3. Se ho visto bene. Ecco qua, dai. Stiamo fermi, manteniamo la posizione. Ecco che crolla. Aia. E adesso ci arrampichiamo su quest'altra colonnina. C'è un'altra ancora più in fondo, quindi ce ne mancano, diciamo, tre. Perché poi vedo che una volta cadute queste altre due colonne che abbiamo qui vicino, mi sa che. Sì, bisogna. Praticamente era lì, poi ci si arrampica su quell'altra piattaforma. Cioè, ragazzi, ma vi rendete conto che giro della Madonna per dargli due colpetti? Maledetto. Dai, alzati però pure tu. Sì, sono quei colossi che non vanno mai colpiti per via diretta. Sono, diciamo, quei colossi concepiti più come se fossero un vero e proprio puzzle. Ecco, dove stai? Dai, Tigrotto, attaccami. Sì, non so se possiamo paragonarlo a un Tigrotto lui. Dai. Dai. Ecco qua. Adesso ci possiamo arrampicare su quest'altra piattaforma. Ecco qui. Mamma che taccarata che ha preso. Adesso ci mette 3 ore per alzarsi, oddio. Ecco. Saliamo. Adesso dobbiamo praticamente salire da qui e poi arrivare all'ultima colonnina. Immagino sia l'ultima. Quest'altro intanto ci sta per sfondare anche qui. Dai, sali. Ecco qua. Adesso ci arrampichiamo da questa parte.
Non può inseguirti in cima alla torre. Prosegui. È un attimo pure tu. Io ho capito che cosa devo fare, però. Se lui non si muove. E le più altre volte solamente un po' di pazienza ci vuole, nient'altro. Ecco qui. Adesso prendiamo la botta, via. Una persona normale sarebbe già morta, tutto questo. Che bella però l'erba, eh. Ok, ci siamo. Ora, che cavolo dobbiamo fare? Saliamo qua? Non lo so, adesso sono proprio a capocchia, cioè a caso proprio. Giovane, sono qui? Dai. Dai. Sì, sto cercando di capire adesso cosa deve fare. Ah, ecco. Abbiamo sbloccato il punto debole adesso. L'abbiamo proprio ucciso. No, respira ancora. Ah, ok. Abbiamo sbloccato il punto debole, che si trova proprio sulla sua schiena. E ora ci prepariamo a infilzarlo per bene. Aia. Cercando di non morire possibilmente. Dai. E qua. Oh. Punto debole l'ho visto. Adesso lo colpisco con l'arco e frecce, prima o poi dovrà morire. Oh, lui non si muove da lì. Se mi arrampicassi qua, magari. Aia. Oh, però è crollato, dai. No, però io sono un deficiente. Ok. Fermo. Adesso si comincerà a muovere, ecco. Fermo, fermo, dove vai? E state fermo. Che sta facendo? Non riesco a colpire, ragazzi, perché non mi dà proprio il tempo di caricare il colpo. Guardate. Cioè, premo quadrato, è un attimo. Vabbè, pazziam. Vediamo se sbattendo la testa, ecco, questo volevo. Ok, cavolo, non ci ho tolto neanche tanta energia, però, eh. Dai. Ecco qua, prendi un'altra capocciata. Se solo lui non cadesse. Un'altra bella infilzata. Facciamo lo spiedino. Spiedino di colossi. Oh, grande. Ah, il punto debole è unico, non cambia. Solo questo. Ora dai, l'abbiamo quasi fatto. Ragazzi, lasciate un bel like a questo video. Commentate, iscrivetevi al nostro canale YouTube con Shadow of the Colossus. Ci vediamo lunedì per il penultimo episodio. Ciao ciao!
Il cane.